Sì, io ho avuto la comunicazione da parte di un consigliere ieri pomeriggio sulla volontà di rimettere le dimissioni di una parte del CDA. Me l'hanno motivata con problematiche di natura tecnico-economiche. Adesso io dovrò approfondire che non ho avuto modo né di parlare direttamente con il CDA e neanche con la Presidente. Certo, è una cosa insomma piuttosto grave perché a soli 3 mesi questo organismo che avrebbe dovuto dare rilancio ad un'istituzione così importante, ha questa importante invece battuta d'arresto, in cui insomma si doveva pensare ad una fase progettuale, crea qualche preoccupazione. Adesso vedremo anche la Regione che cosa farà, perché su queste vicende la Regione ha un ruolo fondamentale, è diciamo dei soci più importanti, e quindi anche sulla procedura e su cosa si potrà fare per evitare che, se ci sono questi problemi, che questi insomma peggiorino ulteriormente la situazione dell'ente. Non si era perso il contatto con la maggioranza. La decisione del sindaco è stata una decisione importante, di cui mi sono assunta le mie responsabilità, ma con la mia maggioranza c'è sempre stato un dialogo sin dal primo momento. Mi hanno sostenuto, e in questo periodo abbiamo portato avanti anche una riflessione su quella che è la volontà di questa amministrazione civica di proseguire e anche, anzi, con forza, rilanciare la nostra azione a difesa di questo territorio, sia su vertenze come queste, ma anche su un'azione amministrativa per la nostra città. Da un punto di vista legale, noi stiamo raccogliendo tutta una serie intanto di perizie e di studi già disponibili per poter rinforzare il ricorso da un punto di vista tecnico. Quindi abbiamo preso contatti con numerosi tecnici, ho avuto la mano, un supporto anche da alcuni comitati, da Maria Trozzi che mi ha dato una serie di indicazioni, e quindi questo aspetto è fondamentale. Da un punto di vista prettamente legale, la prossima settimana il nostro avvocato incontrerà i sindaci per definire quindi la strategia specifica del mandato che verrà definito, nonché il professor Cerulli Relli della Regione Abruzzo per coordinare l'azione. Ognuno naturalmente poi portare avanti la strategia più specifica per il tipo di ente, ma è chiaro che le due campane devono essere accordate e non scordinate.